Allora ragazzi, eccoci qua, bentornati su Green Italy. Ho pensato che non potete vedere solo il mio orto, quindi non posso parlare solo io dell'orto, è meglio anche andare a vedere gli orti degli altri. Quindi, quale migliore occasione per aprire un nuovo format del canale che si chiamerà L'Orto dell'Iscritto? Quindi andrò a visitare gli orti degli iscritti al canale, quelli naturalmente che abitano qui in prossimità di Roma, comunque nel Lazio, per andare a scoprire meglio cosa fanno anche loro. Quindi mi raccomando, non perdete la fantastica puntata di oggi perché vado a trovare un carissimo amico. Si chiama Giovanni, è una persona veramente esperta, un vero maestro, possiamo solo imparare da quello che fa lui. Quindi mi raccomando, io lo raggiungo, voi restate con me subito dopo la sigla. Ciao! Allora, questi sono i carciofi tardivi, vedi? Ne ho annaffiati niente. Questi qua, perché devono venire a scaglione, no? Vengono più tardi. L'ho cippato per esempio il mese di novembre. Quelli un po' prima, che vengono ancora un po' prima. Dopo sono quelli che vengono adesso. Il carciofo comunque dura più anni, giusto? Sì, Quindi questo dura 20 anni, 30. tu questi non li levi mai? No, dopo li levo, quando mi sono stufato li levo. Però devono venire a scaglioni, capito? Vedi quelli già? Quelli vengono prima, quello è un carciofo speciale, violetta. Questi lo ceppati nel mese di luglio, vedi? Ceppati, che intendi per L'ho ceppati? tagliati, l'ho pulito e ci ho dato un po' d'acqua. Ok, quindi allora spiegami bene come si coltivano, perché io non ho mai messo i carciofi. Allora, questi se metto la piantina o settembre, o ottobre, e le faccio io le piantine. Ah, ok. E qua sotto, ecco, questa è una piantina, vedi? Ecco, questa è una piantina, vedi? Questa fino a... Ecco questa. Ok. Questa c'è le radici, si fa così. Ma coltello, non c'ho il coltello. Si fa così, si mette fino così, da 1 metro a 1 metro. Praticamente ogni pianta caccia questi 7, 8, getti. 8-10 getti. Ok, Si fa... questo già c'ha le radici. Le radici, ecco. Ecco, Ecco, si adesso. mettono qua, a buchetta così, e queste diventano tutte piante. Ok. Tutte piante diventano. Quindi si parte da questo per avere una bella La pianta, oppure coltivazione. se devi mettere il coso, il pollone, sarebbe quando tagli la pianta c'è degli occhi, no? Il legno. Sì. E si possono mettere pure quelli, però è meglio questi, queste ne fai tante. E queste fra 15 giorni c'hanno i carciofi. Là l'ho messo a tipo recinto. Questo ogni metro ne mette una pianta. Ogni metro. Io l'ho messo un po' di meno qua, però uguale, perché non è che devo fare i carciofi per una penne. Se li fanno un po' più piccoli, che mi frega. Io Certo. li faccio magari pure per mettere sott'olio. Mia moglie ne ha fatti una ventina di vasi, tre, sei soli. Ho fatto un casino. Ma sono buoni, eh? Perché io faccio teneri teneri, no? E ora è una specialità. Perché il carciofo deve essere tenero. È naturale, tutto naturale. Questo è sotto così. Per esempio, chi fa l'ortolano dovrebbe mettere questi qua, vedi? Qui c'è un campo dei pori, uno spettacolo. Poi se vuoi come si mettono i pori, senza che spendi i soldi, Sì. Tu compri, io ti compro la piantina, ti faccio io il piantinaro. Io da qua lassù, metti quei semi? i semi. Da lassù guarda che piove, guarda che pori. Mo stanno per finire perché Giovanni, il quando li mese di metti? maggio i semi. Sì, A maggio. ecco. Guarda che pori, va, guarda. Ti piacciono i pori? Sì. Aspetta, dobbiamo la pacca, non gliela faccio a cavalli. Fruttano, quelli che costano, poi costano 2 euro, 3 euro al chilo. È una pianta che gli devi fare niente. Questi, per esempio, è una qualità del broccoli sociari, che mi fanno tutte le puntarelle. Sui broccoletti tipo sociari. Fa la cimetta? Se fanno, e questi qua fanno, e sono buonissimi questi. Questo si mangia prima che il fiore Ecco, naturalmente venga, è fatto, cresca, no? è così si mangia, ecco, questo, sono speciali, Questo si taglia qui e così tutto quanto, si spacca e si cuoce, si cuoce. questi sono i meglio broccoli che esistono al mondo, e comunque cominciano a fare fino a giugno fanno i broccoli,
ma questi l'hanno fatto, questi sono i più brutti, perché qui giù la terra è un po' peggio, ma ci stanno certe piante enormi. Allora, sì. Si levano tutte le radici. Così. Tu come lo mangi il porro? Questo va fritto, va fatto in tanto modo. Va fatto la frittata, va fatto in tanti modi. Però adesso il freddo è rovinato pure un po'. Queste sono certe piante enormi. Reggi piccoli. Questi ci sta niente. L'ho messi e basta. E basta. È difficile farli germinare? No, basta seminarli bene. Tu quando hai messo la terra, tu là c'è l'humus, no? Sai che piani di nari può fare? Una bustina, sai quante ne fai? Sì, dipende che semina io. Quindi a il maggio. Porro si semina a maggio. Maggio. Primi caldi. Sì, i primi caldi. Una volta che la pianta ha germinato, si mette a dimora poi sul terreno. Guarda, la piantina è bella grossetta. Ma io con una bustina non ho regalato a quintali. Sì, Tanti, proprio tanti. Forse 1000-2000 piante. Sì, Perché sta tanto dentro una bustina. Queste sono le piantinari che ho fatto, vedi? Già hai messo le piantine di pomodoro? Ecco, no, questa è l'insalata. Le fragole, vedi? Allora, vedi, eccoci qua, le tengono al coperto. Spettacolo. Senti, i pomodori li prendi i semi, prendi le piantine? No, ho preso i semi. Questa è tutta l'insalata nuova, commessa, come sta uscì fuori l'insalata. Questi sono gli asparagi, fatti il piantinaro, vedi? Lì stanno 200 piante. 200 piante? 100 buone. Ma come si fa? Cioè, come si fa? Sembra, cioè, all'occhio nudo sembra erbaccia, no? No, invece sotto sta la ceppicara. La ceppicara? C'è il ceppo, vedi, il ceppo dell'asparago. Facci capire. Ecco. L'ho regalato. Tre fusti. Ecco. Allora, facci capire. Questa è la piantina, vedi? Guarda. Allora. Questa è la piantina dell'asparago. Eccola qua. Questa è la radice. Questo è poi dove andrà. Ah, vedi, si vede pure. Vedi. Piccolino, guardate che favola. Quindi tu metti i semi degli asparagi. I baragi. Poi faccio la buchetta. Ok. È comodo, faccio di là. Ho fatto la buchetta. Questa, metto questo qui. È fatto. Vedi. Pronto? Pronto. Senza spendere soldi. Questi li ho fatti tutti i piantinari. Questi per esempio, perché asparagi li ho messi qua. Vedi, ho fatto la buchetta. Le cipolle, ho fatto i piantinari. I semi. Tu non compri i piantini. No, no. Il tuo lavoro parte... Dal seme. O faccio pure io il seme. Io non compro niente. Questo è che aspargi, vedi, ho fatto una buchetta, poi ho bagnato, poi con lo zeppo l'ho messo, ho scolto fuori. L'anno scorso c'erano le zucchine alte 2 metri. La zucchina quando la metti tu? No, aspetti un altro po'? No, no, voglio ancora. Io l'anno scorso ho avuto le zucchine alte così. Ma tu la zucchina la fai crescere in altezza? Sì, la lego. La leghi in altezza? Levo un po' le foglie sotto. E la fai crescere su. Giovanni, mi hai detto c'è un bel agosto, sì. È pure molto bravo, sì. Ma vogliamo fare sta prova di fargli trovare un tartufetto, sì. e lo nascondiamo? Sì. Dai, vediamo che succede. Con l'olio tartufato. Allora, questo è l'olio tartufato, ma con questo si fanno, con questo si allena, si addestra il cane? Certo, il tartufo se lo mangia, una rovina. Allora, si prende un pezzo di... Senti che prodotto. Un pezzo di cosa, di spugna, no? Ok. Gli metti un botto di olio di tartufo. Poi pigli uno staccetto, lo leghi, se no se lo mangia. E poi lo chiappi e lo sotterri. Ma secondo te questa cosa la possono fare tutti i cani? Tutti. O il lagotto? No, la cotta è speciale. La cotta c'ha una... C'è un fiuto fenomenale. C'è una ricompensa che gli dai dopo? Sì, che... sì. Non sempre, mugnolo. Io lo metto all'altezza di... ci sono, si buca però. Che età ha iniziato? Adesso picco, 2-3 mesi. Si è offeso prima perché non l'ho portato, vedi? Guarda, già capite che ce l'ho nascosto, guarda. Marti, cerca, su! Su!
Marti! Marti! Marti, cerca, su! Mo è infuriato, vieni qua, su, vieni qua! Marti, guarda come cerca, guarda! Marti, su! Su, bello, su! Hai già sentito? Porta qua, Marti! Andato. Bravo! Marti! Allora vedi quando è bravo! Dammi qua, dammi qua! Bravo Ciccio! Bravo! Vuoi, spettacolo, ha vinto il primo premio! Ho ricompensa, ce l'ho, vieni! Allora ragazzi, la nostra puntata finisce qui, spero che vi sia piaciuta, fatemelo mi raccomando sempre sapere nei commenti, e se volete ospitarmi nel vostro orto, zona quindi Roma o comunque nel Lazio, scrivetemi, vi lascio la mail qui sotto e naturalmente così vi vengo a trovare e vi porterò anche un pochino di humus. Niente, non mi rimane che salutarvi, ringraziare ancora Giovanni e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Thank you.